Il lavoro di Biglino sta facendo discutere moltissime persone e già ha preso una gran parte di italiani. Ma l'Italia non è solo lo stivale, se vogliamo, ci sono anche delle isole. Come si fa a prendere, per esempio, anche la Sardegna? In questo caso la Sardegna deve essere convinta di quello che dice lui. La tecnica più sicura e tranquilla è quella di rendere la Sardegna e la sua popolazione, i sardi, persone molto decise, molto particolari nelle loro scelte, persone di un certo spessore, come si fa? Come si fa a convincere certe persone? Semplice, si prende la Sardegna e si rende parte integrante di una storia importante, come direbbe Eros Ramazzotti, di una storia importante e quindi come si fa? Così. Poi sono convinto che la Sardegna è stata scippata nella sua storia, su questo non ho nessun dubbio. Sono convinto che la Sardegna è stata scippata da questa storia. Quindi attenzione, Sardegna, tu che stai lì, sardi, voi che state lì, così, senza storia, senza niente. Ricordatevi che secondo me voi avete una storia, voi siete importanti. Tutto venga ricostruito con il rispetto per la verità, ovviamente. Però dicevo che quando Platone parla di Atlantide, dice una cosa, cioè quando i sacerdoti egizi della città di Saris raccontano di Atlantide a Solone, poi attraverso Solone la storia arriva a Platone, dicono una cosa interessantissima. Sacerdoti egizi che parlano con Platone, con tutti questi grandi della storia dell'umanità, parlano di questa Atlantide, però dicono una cosa importante, cari sardi, dicono una cosa importante, ascoltiamo tutto quanto, ascoltiamo. Dicono che allora, e lo dice chiaramente Platone nel Tirso del Timeo, siamo prima del grande diluvio, c'era una grande civiltà, che era la civiltà di Atene, e c'era una grande civiltà che stava oltre le colonne d'Ercole, che ha cercato di conquistare il Mediterraneo orientale e si è scontrata con la civiltà di Atene. Allora, ci sono due civiltà. Atene, la grande civiltà ipertecnologica. Non avevano i cavalli, non avevano a stento i bagni e cose di questo genere. Avevano una super tecnologia. Si è scontrata con un'altra grandissima civiltà. La civiltà di Atlantide. Ascoltiamo. Dice appunto che quest'altra grande civiltà è Atlantide. Ora, se mettiamo assieme questo con gli studi di un giornalista di Repubblica che collocava Atlantide in Sardegna. Platone, Atlantide, una cosa spaventosa se mettiamo tutto questo in un pentolone con gli studi di un giornalista, riusciamo a capire qualcosa. Ascoltiamo che cosa possiamo capire. Io sono convinto del fatto che la collocazione più possibile, più probabile dell'Atlantide di cui parla Platone sia proprio la Sardegna. Perfetto, questo giornalista di Repubblica ha detto che Atlantide era la Sardegna, ma se noi mettiamo tutto quanto mischiato in un calderone, sappiamo che Atlantide era la Sardegna. Grazie a questo giornalista. Andiamo avanti. Perché ne parla in modo tale da non renderla possibile, da non rendere possibile la collocazione in altri punti. No, non è possibile collocare Atlantide in altri punti. Deve stare per forza qui,
da noi, vicino la Grecia, vicino la grande civiltà, perché se si sono fatti guerra, ascoltiamo, vediamo che succede. Però questa cosa qui è stranissima, e non capisco perché, io forse fa parte di questa dimenticanza voluta o meno, quando si parla di Atlantide citato da Platone, mai nessuno cita, e non so perché, questo scontro tra Atlantide e Atene che è avvenuto nel Mediterraneo, no? Perché è una cosa che ovviamente non sarebbe riconducibile al grande mito di Atlantide da collocare da altre parti. Invece uno scontro tra la grande civiltà che era qui e l'altra civiltà che era lì è storicamente possibile, ma Platone parla proprio di questo. E poi dice che dopo questo è avvenuto il grande diluvio che ha sommerso Atlantide. Cioè, praticamente, non si parla di questa grande guerra di Atlantide, di Atene, non si parla fino a quando qualcuno ha scoperto che ci fu questa grande guerra e subito dopo il diluvio, forse il diluvio universale, questo grande diluvio, dopo la guerra tra Atlantide e Atene. Andiamo avanti. Sono molte migliaia di monache coperti dal fango, quindi coperti da un grande tsunami. Quindi io direi che se mettiamo sempre queste cose, compresa questa parte di Platone di cui non so perché non si parla mai. Allora, siccome che i nuraghe sono coperti dal fango, questo dimostra che ci fu questo grande diluvio e automaticamente in qualche modo accerta che ci fu questa grande guerra. Cioè, siccome che dopo la guerra ci fu il diluvio, i nuraghe sono sepolti sotto il fango, automaticamente i nuraghe che si trovano in Sardegna devono essere stati in qualche modo coperti da questo fango, perché la Sardegna si è messa contro... Mi sono perso, ma io non... è difficile? Io ritengo che andrebbe ristudiata anche questa parte della storia per quanto riguarda la Sardegna. Andrebbe ristudiata la storia della Sardegna. Cioè, in pratica, la Sardegna non è più la Sardegna. Cari sardi, voi non siete più sardi, siete atlantidei. Ma no atlantidei di Atlanti, atlantidei. Dei, quindi io che ve lo dico, mi raccomando, seguite i miei discorsi e credete ai miei discorsi. Quindi, vabbè, io mi mangio questa palla di vetro, è stato un piacere. Spettro maledicto, mi metto anche le cuffie, è stato un piacere. Salve a tutti!